La Juve con un super Morata e un immenso Chiesa liquida la Lazio e manda un chiaro segnale a Juve e Inter. Noi per lo scudetto, noi Juve per lo scudetto, ci siamo ancora. Mi raccomando ragazzi, prima di partire a parlare della partita vi invito a lasciare un bel mi piace e anche ad iscrivervi al canale attivando pure la campanella delle notifiche. Oggi non era per niente facile vincere, anzi era molto molto facile incappare in qualche pareggio, in uno stop comunque. E se oggi secondo me la Juve non avesse vinto, si sarebbe quasi di fatto esclusa, autoesclusa dalla lotta a scudetto, sarebbe stata tagliata fuori dagli eventi dalla lotta a scudetto, perché la Juve già è un po' dietro. Se perde ancora anche a livello psicologico, pure se niente, sarebbe stato deciso in maniera decisiva. Però la Juve avrebbe subito una battuta d'arresto, se non decisiva, quasi comunque molto molto importante, e l'Inter sarebbe potuta veramente scappare se lunedì, sempre che lunedì vinca con l'Atalanta ovviamente, cosa che è tutt'altro che scontata. Comunque oggi partita con un inizio della Juve shock, ma veramente shock, bruttissimo inizio della Juve, pietoso, ma Juve che poi esce fuori e gioca bene e rifila anche 3 gol alla Lazio e prende 3 punti importantissimi che portano a Pirlo a meno 1 da Pioli e a meno 7 da Conte, a parità di partite con entrambi. Questa è una cosa molto molto importante, perché uno pensa Juve con una partita in più, e no, perché la Juve deve ancora recuperare con il Napoli, quindi a parità di partite tutti e tre ne hanno giocate 25, quindi ragazzi a parità di punti, di partite scusate, la Juve è a un punto dal Milan e a 7 dalla vetta, a 7 dall'Inter, con ancora molti scontri diretti da giocare, quindi partita tutt'altro che chiusa. Pirlo oggi coraggiosissimo ragazzi, veramente dovrebbe essere un'eretta, una statua solo al coraggio di Pirlo a lasciare fuori Ronaldo in una partita decisiva come era decisivissima quella di oggi. Comunque era importantissima ragazzi, dai, non scherziamo, oggi se la Juve non vinceva era uno stop importantissimo e quasi fatale. Comunque Chiesa è un giocatore pazzesco, pazzesco veramente, che oggi non ha fatto sentire la mancanza di Ronaldo, ha fatto una partita mostruosa. Morata ha cambiato la faccia della Juve nel secondo tempo, ma Chiesa ha fatto una partita alla standing ovation. Se oggi ci fosse stato il pubblico, sarebbero dovuti tutti essere in piedi ad applaudire Chiesa quando Chiesa è uscito ragazzi, perché ha fatto una partita veramente mostruosa. Comunque Pirlo coraggiosissimo, ma alla fine la scelta paga, perché Ronaldo è abbastanza riposato anche in vista del Porto, e oggi la Juve ha vinto lo stesso, quindi anche una vittoria importante per i bianconeri con la Lazio. In più ragazzi, comunque Juve che si vede negare un rigore netto secondo me, per un fallo di mano di Otte nel primo tempo sull'1-0 nettissimo. Comunque Lazio che era passata in vantaggio con il gol di Correa, bel gol, bellissimo gol di Correa, semina il panico, ma Kulusevski fa una cosa che non si vede neanche in terza categoria. Poi la Juve l'aveva rimessa in piedi a fine primo tempo con Rabiot, e qui l'errore non è di un attaccante come Kulusevski, ma è del portiere Reina, che va a far falle, va da un'altra parte, il pallone va sul primo palo, lui se ne va da un'altra parte e prende il gol sul suo palo, pensate un po', da Rabiot. Ok, già questo basterebbe. Nel secondo tempo la Lazio ha un'occasione d'oro per andare sul 2-1, la spreca, e in contropiede la Juve raddoppia, contropiede magistrale sull'asse Chiesa-Morata, gol di Morata, 2-1, e dopo 2 minuti il rigore per la Juve, questa volta, anche questa volta che c'era effettivamente, l'altra volta c'era ma non è stato dato, questa volta, l'altra volta inteso come nel primo tempo, questa volta c'era ed è stato dato, e è stato anche trasformato da Morata, che quindi fa doppietta personale, segna il gol del 3-1, affonda in maniera definitiva la Lazio, che poi non si è più ripresa. Lazio buona nei primi 15 minuti, buona, brava nell'approccio, ma poi per il resto poca cosa, neanche troppo brava a difendere. Lazio che oggi, da cui mi aspettavo senz'altro di più, Juve con un inizio horror, ma Juve che poi si è ripresa, Juve che alla fine è riuscita a portarsi a casa 3 punti fondamentali che subito lanciano un chiaro segnale a Inter e Milan. La Juve per lo scudetto può ancora farcela. Poi per il discorso scudetto vi invito ad andare a vedere il video che è uscito ieri sul canale, mi raccomando. Comunque questo video qui è finito, vi ringrazio anche per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!